credo che abbiamo fatto un fine di settimana completo. Il lavoro con questa partita ha finito bravissimo, nel senso de che tutte le situazioni che abbiamo lavorato nell'allenamento della settimana se la potevo rivedere qua oggi. Quindi siamo molto felici, perché credo che questo è un buon inizio per il nuovo progetto federativo che noi abbiamo, no? Facendo ruotare tanto le giocatrici, intanto avete lavorato molto anche in allenamento, avete sfruttato tutti i giorni a disposizione, giorno di riposo, anche questa mattina nel giorno della gara vi siete allenate. Quali sono i principi di gioco e che cosa vede nel progresso di questa squadra? Una squadra anche con elementi molto giovani, abbiamo visto tante ragazze giovani, anche le due rotazioni, fuori Ghilardi e Manojlovic, dentro due ragazze del 2005, Iamo e Mangone. Soprattutto perché penso che per il futuro della dinamica della nazionale femminile dobbiamo approfittare la qualità di tutti, nel senso di gestire bene l'sforzo fisico di ogni giocatrice durante una competizione come questa, no? Quindi per noi è molto importante il contributo di tutti, nel senso di gestirlo bene, ma perché anche penso che la qualità non è troppo diversa di una all'altra, no? Quindi possiamo mettere in campo tante giocatrici come abbiamo visto questo weekend, e soprattutto non perdere la intensità difensiva e anche la velocità sul contropiede, che questo deve essere la prima ferramenta che non dobbiamo di lavorare a futuro per essere una squadra forte, no? Il miglioramento passa per queste partite che erano da vincere, che sono state vinte, ma anche per un livello che poi si alzerà come ad aprile con le gare di playoff. No, manca tantissimo, questo è solo l'inizio, ma è un motivo di fiducia vedere che la squadra è cresciuta tanto dalla prima partita alla seconda, indipendentemente dal livello. Lo importante per me adesso è poter vedere come si va facendo le cose che stiamo allineando, ma ovviamente per una crescita superiore a un livello di squadre più difficile dobbiamo di lavorare tanto, soprattutto a livello della proattività difensiva e anche il gioco senza palla, non fare azioni troppo lenta a livello uno contro uno con palleggio, giocare con il movimento attraverso di la palla, cambio del ritmo, gioco senza palla, bla bla bla, no? E tante cose che dobbiamo fare, ma sono convinto che con questa motivazione, con questa attitudine che ha la squadra, possiamo fare troppo. Sì, sicuramente oggi ho visto un'Italia molto più convinta, molto più compatta in difesa, più lucida anche in attacco, anche se i primi minuti come sempre abbiamo un po' peccato di leggerezza, però comunque noi abbiamo corso tutto il tempo. Sono felice di entrambi i risultati. Ci prendiamo questa qualificazione al secondo turno, era l'obiettivo voluto, tra l'altro in una situazione non semplice perché inizia anche un nuovo percorso tecnico, quindi quando ci si ritrova a lavorare con un nuovo allenatore ci sono sempre delle novità, delle incognite, e vincere in questo sicuramente aiuta. Sicuramente aiuta, sicuramente è utile avere un'idea sia in difesa che in attacco, il nostro allenatore ci sta dando questi input, noi cerchiamo di seguire quello che ci dice, funziona quando riusciamo a farlo, non funziona tanto bene quando noi pecchiamo di leggerezza, diciamo così, o comunque perché partendo da diversi club si hanno diversi tipi di difesa ma anche di attacco e schemi di attacco, quindi magari quando si è in nazionale non si capisce bene il ritmo dell'altra giocatrice, quella che sta a fianco. Comunque noi siamo riusciti a trovare un buon amalgama sia di squadra dentro e fuori dal campo e sono contenta anche di questo. Mettiamoci in questo ragionamento anche l'aspetto gioventù. Oggi la migliore marcatrice è stata una ragazza del 2005, Asia Mangone. Sì, sono felice per lei perché si meritava, dopo l'infortunio che ha avuto, di avere una buona prestazione in ambito internazionale. È riuscita a dare il meglio di se stessa, non solo con gol, faccio notare, ma anche con ottime difese e ottimi assist. Quindi anche questo è da valorizzare, che abbiamo buone giovani in campo che sono alla fine il futuro della nazionale.